Si è appena conclusa la sesta edizione di Mille Giovani per Mille Sartorie, che anche quest'anno ha coinvolto tutte le scuole di indirizzo moda della Regione Marche ed alcuni sarti associati alla CNA, stilisti, giovani proposte che noi abbiamo presentato al pubblico e che hanno riscosso un grande successo. È importante anche la partecipazione delle scuole. Innanzitutto il nostro progetto ha proprio l'obiettivo di promuovere la sartoria su misura presso le scuole superiori. Quest'anno erano 8 le scuole che partecipavano, da un po' tutte le province marchigiane, c'era Senigallia, Fabriano, Osimo, Ancona, ma anche Urbania, Pesaro, Tolentino e Macerata. Una grandissima partecipazione di pubblico, davvero siamo convinti che stiamo andando nella strada, nella direzione giusta, perché partecipano moltissimo le scuole con i docenti e i dirigenti, partecipano le famiglie, gli amici, partecipano gli imprenditori del territorio, quindi in un bel connubio tra la scuola e l'impresa. Che credo questo uno dei successi maggiori della CNA Federmoda di questi anni. Il progetto Mille Giovani per Mille Sartorie ha coinvolto tantissimi studenti, ma dietro al loro entusiasmo e anche alla loro preparazione c'è un gruppo di insegnanti, le insegnanti di ciascuna scuola. Siamo con una insegnante dell'Ipsia di Senigallia, le chiediamo subito intanto il suo nome e la classe che ha portato. Dunque, io sono Patrizia Ballerini, insegno disegno e storia del costume e la classe è una classe quarta. Le ragazze, ovviamente credo ragazze, hanno accolto bene questo progetto? Dunque le ragazze e un ragazzo hanno accolto molto bene questo progetto, hanno lavorato partendo da una progettazione ispirata agli abiti di scena di Sara Bernard e Leonora Duse, e quindi questa cosa in qualche modo è collegata anche con le altre materie così, e da questa sponda, diciamo così, si sono dati una spinta per una progettazione creativa, portando le idee, diciamo, sul moderno, sull'attuale, e da questo è venuto fuori l'idea di 8 abiti da sera comunque. Quindi li vedremo in teatro adesso? Sì, li vedremo in teatro, sono tutte frementi, tutte emozionate, perché comunque per loro è la prima esperienza esterna di questo tipo, anche se la nostra scuola ha aderito a questo tipo di manifestazione ormai da anni, cioè dall'inizio praticamente, quindi ci sono state varie le manifestazioni di questo genere a cui non abbiamo aderito, perché abbiamo visto che per i ragazzi è importante, c'è un riscontro con l'esterno e quindi anche una soddisfazione, insomma, a un certo punto quando c'è un pubblico che vede le cose che fai, insomma, è una verifica in qualche maniera, la verifica più giusta per queste cose poi alla fine, ecco. Avete altri progetti così in esterno? Dunque sì, stiamo facendo un lavoro teatrale, gli abiti praticamente degli anni 20, e poi ecco, da questo punto di vista nient'altro se non partecipazione ai vari concorsi, insomma, soprattutto dal punto di vista progettuale, quindi grafico e delle idee, insomma. Quindi i ragazzi studiano, imparano, ma si mettono anche un po' in discussione partecipando. Eh sì, e poi insomma, lo stress è notevole perché ci sono queste date da far coincidere con le attività didattiche. Non è sempre facile, insomma, mettere d'accordo i tempi della scuola con i tempi delle richieste che possono arrivarci, che sono utilissime, ma che magari non sono sempre in sintonia con. Poi questo dipende dalle varie scuole e dalle programmazioni che vengono effettuate, dai ragazzi con cui si lavora, dalle disponibilità, insomma, e anche dall'aspetto economico che ci condiziona anche molto, perché è ovvio che se la scuola avesse, insomma, più fondi a disposizione per queste cose potrebbe far molto di più, è normale. Questo. Comunque già è tanto che offre ai ragazzi questo tipo di opportunità, perché crescono anche sperimentando nuove esperienze. Siamo dietro le quinte del Teatro Pergolesi, sta per iniziare Mille Giovani per Mille Sartorie, evento importante sia a livello locale che regionale. Siamo con un gruppo di giovanissime artiste e stiliste della scuola di Osimo. Cosa presentate voi questa sera? Presentiamo una collezione ispirata a due film al cinema, a Moulin Rouge e Il Padrino, e niente, loro sono Moulin Rouge un po' maschili e noi invece... Noi Padrino? Noi Moulin Rouge e loro Padrino. Noi Padrino, sì. Diciamo non è la prima esperienza che facciamo, però ogni volta che lo facciamo è sempre una grande emozione. Quest'anno sono tutte nostre creazioni, quindi un sì, po' anche siamo un po' agitati. Vedere un nostro vestito che sfila è una cosa bellissima. E quindi in bocca al lupo, perché abbiamo visto la giuria in prima fila pronta per votare. In bocca al lupo, grazie. Nella prima fila del Teatro Pergolesi ci sono delle personalità, credo del mondo della CNA e anche dell'amministrazione comunale.
Certo, abbiamo Giancarlo Pari che è nella presidenza nazionale della CNA Federmoda, che farà il presidente della giuria, e poi soprattutto abbiamo il sindaco di Jesi, Fabiano Belcecchi, che ci ha sostenuto in questa iniziativa, naturalmente ci ha concesso il teatro Pergolesi, che è uno dei teatri più belli della nostra regione e che fa da degna cornice a questo momento di spettacolo davvero importante, che vogliamo quindi ringraziare insieme alla provincia di Ancona, alla Camera di Commercio che hanno sostenuto con il loro patrocinio questa iniziativa, e anche insieme ai nostri sponsor tecnici, la ditta SACMA che ci ha fornito i tessuti per la gara di stilismo su manichino e la Banca Popolare di Ancona che ha offerto un premio al vincitore primo classificato di questo stesso concorso. Daniela Giardinieri dell'azienda Le Rosse 41 Italia, della federata con Federmoda CNA, è una delle aziende che espongono in questa serata 1000 giovani per 1000 sartorie. Le chiediamo subito intanto l'impatto con il Teatro Pergolesi e poi il perché ha aderito a questo progetto. Allora, sicuramente il setting è bellissimo, ci fa molto piacere essere qui e abbiamo scelto di partecipare con dei capi perché secondo noi è molto importante innanzitutto partecipare alle attività promosse da CNA Federmoda e poi perché vogliamo promuovere la nostra giovane azienda sul territorio, quindi con molto piacere che sfiliamo in questa occasione. Azienda giovane per un'iniziativa giovane, quindi lei 25 anni? 25 anni, sì, quindi... È sempre stata in questo settore, ha studiato per questo settore? Dunque, no, io ho una formazione economica, ho studiato economia e con me c'è da dire che i due soci che fanno parte dell'azienda sono due stilisti che hanno 20 anni di esperienza alle spalle, Guerrino Andreani e Sirio Burini, ed il merito delle collezioni, il merito dell'arte che viene creata è tutto loro. Da questa serata poi cosa uscirà per la vostra azienda? Ma da questa serata uscirà, speriamo, un nuovo talento, perché adesso ci prenderemo insomma, la cura di scegliere un giovane ragazzo o ragazza che parteciperà a questo evento, che poi avrà la possibilità di fare appunto un tirocinio presso la nostra azienda, quindi speriamo di scegliere un giovane talento. Quindi un'azienda giovane, attenta ai giovani, che partecipa ad iniziative di questo genere grazie all'impegno e alla promozione del Federmoda CNA. Sono appena sfilate le creazioni artistiche di Maria Cristina Cesari della Scuola di Taglio e Cucito Cristyle. L'abbiamo rubata per un attimo alla platea per chiederle subito intanto se è la prima volta che partecipa a questa iniziativa della CNA. Sì, per me è una prima volta che partecipo a questa iniziativa e ne sono molto soddisfatta proprio per le motivazioni che anche la manifestazione ha messo in luce, quindi un ritorno della sartoria, dell'artigianalità, un mettere in evidenza un prodotto sempre più di qualità. Sono convinta che questo sarà la forza per comunque offrire delle opportunità lavorative sempre diversificate e sempre migliori, partendo dall'artigianalità per poi arrivare a una commercializzazione made in Italy sempre di più. Infatti il sindaco diceva che è una iniziativa per valorizzare la creatività femminile ma anche quella italiana. Lei che cosa ha portato questa sera? Dunque, questa sera hanno sfilato due abiti d'alta moda che hanno ottenuto il premio, un riconoscimento a livello nazionale a Napoli l'anno scorso, e poi altri due abiti invece anche questi si sono qualificati in seguito alla manifestazione al concorso Miss Strega 2007 e hanno vinto un primo posto, quindi possiamo dire che siamo più che soddisfatti, perché comunque sono stati valutati da una giuria di esperti, stilisti, costumisti e sarti. Quindi da Jesi partono dei bellissimi segnali nel mondo della moda. Sì, direi proprio di sì, ce la stiamo mettendo tutta e andremo sempre più avanti. Avete altri progetti in cantiere? Sì, sicuramente farci conoscere sempre di più a livello locale, prima di tutto, e poi come la bella opportunità che abbiamo avuto a Napoli, cominceremo anche fuori regione, insomma.